Era poco lontana da casa sua Margherita Martini, la pensionata di 77 anni di Crevola d'Ossola, che risultava dispersa dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo senza vita è stato trovato intorno alle 2 di notte dai militari del SAGF nel bosco. Sembra che la signora fosse andata a cercare funghi, l'ipotesi ritenuta al momento più plausibile e che sia stata accolta da malore. Alle ricerche hanno partecipato squadre del soccorso alpino civile, della finanza e dei vigili del fuoco. Attimi di paura ieri nell'Alto Novarese. A essere colpita da un nuovo downburst è stata la zona di Gozzano, Bolzano Novarese e Invorio, Lesa, Vergante e Aronese. Pioggia a catinelle, fortissime raffiche di vento. L'inferno è durato qualche minuto e ha lasciato dietro di sé ingenti danni. In particolar modo è stata Gozzano a essere martoriata dal maltempo. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sarà chiusa almeno fino a giovedì via Valguerra, la strada che collega la Baragia e Granerolo nel comune di Gravelona Toce. Le operazioni di messa in sicurezza del versante, cominciate questa mattina, si sono rivelate più complicate del previsto. Il disgaggio dovrebbe concludersi domani e successivamente sarà anche posizionata una rete paramassi. A operazioni concluse, la strada potrà essere riaperta al transito veicolare. Un 50enne che minacciava di suicidarsi è stato salvato dai carabinieri in Valle Vigezzo. L'uomo stava girovagando in un campeggio con un grosso coltello in mano, in stato di alterazione. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, una da Domodossola e una da Santa Maria Maggiore. Il 50enne è stato avvicinato dai carabinieri, che si sono messi a dialogare con lui, a fargli raccontare i suoi problemi e il motivo dell'intenzione di uccidersi. Appena si è tranquillizzato, i carabinieri lo hanno bloccato. A questo punto il 50enne si è calmato, ringraziando i militari per essersi occupati di lui. Si correrà sabato 24 agosto sui sentieri di Montecrestese il primo trail della solidarietà. La gara è promossa dall'associazione Mosaico Onlus e mira a raccogliere fondi per l'acquisto di un pulmino per il trasporto di anziani che necessitano di visite mediche. La gara si snoderà su un percorso di 12 km. Tanti volontari che in questi giorni hanno ripulito i sentieri devastati dal maltempo. Per i più piccini è organizzato anche un mini giro. In questo caso il percorso sarà di soli 2 km. Iscrizioni in loco a partire dalle 16 fino alle 17:45. Lo start è fissato per le 18.